Ciao a tutti, oggi farò un video su come effettuare un versamento del contatto. Il video che ho fatto precedentemente, ho fatto il versamento con l'assegno. Siccome c'era un utente che mi chiedeva di farlo anche con il contante, adesso vi farò vedere che è facilissimo. Segue lo stesso passaggio, però anziché assegno noi versioniamo il contante. Grazie.